Buongiorno ragazzi, volevo andare già domani per farvi vedere il montaggio, però volevo ancora farvi vedere come faccio i pezzettini per fare la panchina per adagiare il nostro pupazzetto. Allora, io ho già fatto questo, guardate. Guardate, ho già messo questi due pezzi qua. Come ho fatto? Ve lo faccio vedere. Ho praticamente, vabbè, preso un po' di misure, ho bucato, ho fatto questa cosa qua, ho bucato, ho fatto due buchi da una parte e due buchi dall'altra e ho fatto i miei pezzi, li ho tagliati, intagliati, vedete? Ok, poi però andrà assemblato tutto insieme, quindi assemblandolo tutto insieme lui va a incastrarsi. È tutto un lavoro bello certosino. Vi faccio solo vedere due cosine. Allora, io ho già segnato i due buchi sia di qua che dall'altra parte, così andiamo a fare anche il pezzo che va in basso. Punta da 8. Allora, sempre fare attenzione a non... dovrei mettere un distanziale alla punta, così faccio il buco giusto e non passo di là con la punta, perché se vado di là con la punta butto via tutto il mio lavoro. Però ormai ho una certa manualità e quindi... Adesso loro non si infilano perché sono squadrati, noi andiamo a arrotondarli con la moletta. Quindi adesso prendiamo i nostri due bei pezzi, così, opla, e andiamo a piantarceli dentro così. A sforzare un pochettino, poi andiamo ancora a sagomarli un po' per non sforzare troppo, perché se no li spezziamo. Allora, questo mettiamo di là. E voilà ragazzi, abbiamo fatto la nostra bella panchina.
Ancora tutto da mettere in bolla. Ragazzi, dovrebbe venire una cosa del genere, ok? Abbiamo fatto la nostra bella panchina. Ovviamente ancora tutto da sagomare, tutto da... Devo ancora fargli gli incastri bene. Almeno andranno là. E poi il nostro pupazzetto andrà a ficcarsi qua. Olè! Opla! Ok ragazzi, però lo faremo domani, così almeno la nostra bella panchina, la nostra bella slitta sarà finita. Adesso devo ancora sagomarli bene per avvicinarli del tutto, così poi andremo a mettere il nostro pupazzetto, le nostre slitta, e la nostra slitta sarà completata con le varie renne. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao!